Andiamo avanti, parliamo di Serie D, parliamo soprattutto di Castrovillari, grazie al presidente Di Diego che ritroviamo qui su Stadio Radio, ben trovato. Sì, buonasera, ben buonasera, trovati. Buonasera. 1-1 con la Cireale, penso che ci sia amarezza per questo pareggio, anche perché insomma il gol di Forgione in apertura, c'era anche immagino il tempo per mettere al sicuro il risultato. Poi stavo guardando un po' anche il cammino del Castrovillari, davvero tanti risultati di parità in caso una sola vittoria purtroppo in questa stagione. Assolutamente, oggi c'è amarezza perché potevamo raddoppiare più volte il risultato, soprattutto nel primo tempo potevamo fare qualcosina in più, ahimè, poi strada facendo si rientra negli spogliatoi, tutte sì. Le squadre ovviamente prendono le contromisure e la partita poi giustamente ha un altro volto. Nonostante questo potevamo raddoppiare, niente, al primo errore che abbiamo fatto, loro sono stati bravi, hanno un po' bravi e fortunati. Sì. Hanno messo il pallone dentro. Comunque una squadra di tutto rispetto alla Cireale, non è una squadra di sprovveduti, hanno molti giocatori di categoria, è una squadra ben organizzata, sicuramente non è una squadretta così. Quindi, no, assolutamente. Però, anche se la classifica dice lasciando alto in questo momento, però ci sono anche casi clamorosi tipo quello del Messina, insomma, che infatti, però voglio dire, insomma, al di là la classifica d'oggi è una classifica un po' particolare, una classifica molto ci sono tante squadre, quasi 8 squadre a 2-3 punti, voglio dire, quindi una classifica che preoccupa Di Diego oppure no? Assolutamente no, però noi non siamo preoccupati, noi stiamo lavorando, siamo sicuri dei nostri mezzi, siamo sicuri di quello che dobbiamo fare, e il problema è che stiamo lasciando un po' di punti per strada e questo non va bene. Sì. Abbiamo qualche partita, abbiamo qualche atteggiamento di leggerezza lì davanti e dobbiamo essere più cinici, dobbiamo essere più freddi, perché abbiamo bisogno di qualche gol in più. Sì. Proprio perché una svista durante una partita può capitare. Sì. Quindi il gol può prendere. Servono gli uomini per fare questo, non ci sono nel momento nel Castrovillari. Assolutamente, c'è tutto il mercato ancora aperto, il Castrovillari è attivo sul mercato, c'è il nostro direttore che è molto attivo, abbiamo fatto questo cambio di panchina, ora vedremo un po' il riassetto tattico e tecnico che il mister vorrà dare. Quindi siamo qui a valutare. Ovviamente sì. Oggi in casa si doveva vincere, perché le partite in casa, noi si dice, uno si deve mettere al sicuro, quindi mettere i punti in cassaforte in casa, tutte le squadre cercano di fare questo. Sì. Noi ahimè ci riusciamo più fuori casa che in casa, quindi abbiamo più risultati positivi fuori casa che in casa, quindi dobbiamo essere più bravi a fare qualche punticino in casa e fare il nostro percorso e vedere tutto quello che di buono riusciamo a fare. Certo. Però insomma non siamo preoccupati. No, vabbè, le distanze sono corte sia verso i playoff che verso la zona retrocessione. Io quello che chiedevo era anche capire se il Castrovillari ancora punta ai playoff. Assolutamente, la squadra in allestimento, stiamo, il direttore, come ti dicevo, stiamo parlando di Varrà, giusto? Sì, il direttore Varrà è attivo sul mercato, sicuramente porterà qualcuno giusto per la nostra causa. Sì. Quindi per puntare ai playoff, questo, cioè comunque l'idea di fare il nostro desiderio è questo, sì. di fare playoff, perché sarebbe una grande soddisfazione, soprattutto penso che dopo i sacrifici che stiamo facendo ce lo possiamo meritare. Sì. Poi vediamo un po' quello che succede, perché poi dalla nostra parte ci devono essere i risultati. Certo. Speriamo che questi risultati vengano, ma vengano soprattutto in maniera, perché mo stiamo facendo un po' un campionato un po' altalenante, quindi noi abbiamo bisogno di 2-3 vittorie consecutive per stabilizzarci e per prendere finalmente questo via verso una classifica alta che ci può
che ci può portare sicuramente qualcosa di buono, sia sì. di entusiasmo, di morale, perché comunque la dirigenza se lo merita, ce lo merita la piazza, ce lo meritiamo tutti quanti, certo. anche i ragazzi, perché la maglietta la domenica la sudano tutti quanti, quindi questa è una cosa importante. Noi ci siamo, voglio dire, siamo qui, sì. attendiamo anche questi 10 giorni di mercato per capire tante cose. Certo, intanto mercoledì c'è l'infrasettimanale con l'Igea Virtus, avete anche una gara da recuperare, ancora questa sì, benedetta gara anche, con il Messina. Speriamo che riusciamo a farla questa gara, perché sta diventando davvero un... Se si può dire una Ma oggettivamente di... non si poteva giocare, Didier, col suo parere, che non l'abbiamo mai sentito. Io penso che dopo un'allerta meteo che in questi giorni, in queste settimane, cioè, stiamo vedendo in tutta Italia tutto quello che sta succedendo, penso che ci sono i mezzi per poter intervenire, soprattutto anche perché chi ne fa le spese è la società. Sì. Quindi andare 3 volte a Messina, andare lì a pernottare, stare con una squadra, penso che per una società ha dei costi, è chiaro, ha dei costi, quindi non è che... Ma il campo, proprio in tutte e due le occasioni, era effettivamente impraticabile? Questo non sta a me giudicarlo, ma io dico che il terreno di Messina è un terreno già di per sé rovinato, quindi già il campo non è buono. Figuriamoci se prende 2 gocce d'acqua, sì. in che condizioni si può trovare. Io penso che in queste condizioni, ahimè, non è che io non voglio insegnare niente a nessuno, non voglio dare consigli a nessuno, però bisogna attrezzarci in maniera diversa. Certo. Trovare un altro campo lì vicino in sintetico, magari che possa permettere di poter giocare la partita. Perché se dopo la terza volta di nuovo mi fanno ritornare a casa, sarà un bel mal di testa. Beh, io mi auguro che si possa giocare per tutte e due le squadre, attenzione, però la terza volta sarebbe un po' clamoroso. Troppo pesante, sarebbe clamoroso e troppo pesante, quindi poi dopo si va in polemica, si va in situazioni che non fanno bene, quindi speriamo che possiamo giocare, che sia una bella giornata di sole e ci possiamo godere, le due società si possano godere una bella partita. Poi grazie. Chi è più forte sul campo porterà a casa i punti. Infatti.